La legge 15 consegna novità di grande rilievo per i dirigenti. Da un lato viene aumentato il peso delle compiti ad essi attribuiti, in particolare nella gestione delle risorse umane, riempendo di contenuti la attribuzione ad essi dei poteri e delle capacità del privato datore di lavoro, e questo è un primo elemento. Un secondo elemento è la accentuazione della loro responsabilità, nel caso per esempio in cui non si raggiungano gli esiti delle attività, nel caso in cui si eroghi la produttività senza rispettare i criteri meritocratici. Un terzo elemento di grande importanza è che il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali dovranno essere ancorati agli esiti della valutazione, con ciò cercando di fornire un argine alla pratica dello spoil system.